Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale, e oggi vi spiego come controllare il proprio cane, come ad esempio faccio io con lei. Lei si chiama Coco. Saluta, è un po' timida ancora. Lei si chiama Coco e in pratica vi spiego come io la controllo mentre sono fuori, o addirittura questa soluzione è molto utile anche per controllare la vostra casa. Spendendo pochi euro potete controllare la casa e addirittura potete controllare il vostro animale domestico o quello che succede all'interno attraverso questa. Questa è una camera che può girare anche a 360 gradi in altre maniere, ma potete controllare sia lei che la vostra casa. Quindi iniziamo, andiamo sul nostro banco prova e vi spiego come funziona e come si utilizza. Andiamo! Allora, come vi dicevo, per controllare il vostro cane è molto semplice. Basta avere una telecamera, una camera come questa, si attacca ad internet e questa vi manda i messaggini. È molto semplice. Io ho scelto questa camera, si chiama iDom Camera, la potete trovare su Amazon tranquillamente. Vi lascio il link qui sotto per poterla acquistare. Ed eccola qua. In pratica questa diciamo che è la versione più completa, perché prima cosa questa gira a 360 gradi, può girare in tutta la casa, quindi in tutta la stanza più che altro. Quindi questa, mettendola in un punto strategico della vostra casa, vi controllerà tutto il perimetro, vi dà anche l'opportunità della visione notturna e anche della registrazione. Sì, perché potete mettere una piccola scheda SD e questa vi registra tutto il video e tutto il resto. Poi compresa ha anche un sensore di movimento. Questo sensore di movimento, in pratica, quando passa qualcosa o c'è un'intrusione o anche il vostro cane che passa avanti e indietro e non sa quello che fa, lei ti manda un messaggio, ti manda una notifica sul vostro cellulare e ti dice che c'è un movimento strano in atto. Quindi il montaggio è facilissimo a seconda della camera che prendete, perché ci sono vari tipi. Questa io l'ho presa così e adesso vi faccio vedere come si monta e come funziona. Allora, è molto semplice. In pratica prendiamo il cavo, la attacchiamo alla camera così. Poi prendiamo il suo alimentatore, è molto semplice, vedete, lo va attaccato in USB, gli diamo corrente e la telecamera funziona. Eccola qua, farà il suo accoppiamento e adesso andiamo a prendere l'iPad e vi spiego come collegarla e come funziona e quello che c'è da vedere. Allora, eccoci qua, abbiamo preso il nostro iPad. È molto semplice, prendiamo il libretto o addirittura ci andiamo a scaricare direttamente l'applicazione. Facendo col QR code scarichiamo l'applicazione, facciamo il nostro download, andrà direttamente sull'applicazione e noi collegheremo la nostra telecamera. Allora, eccoci qua, abbiamo scaricato la nostra applicazione, abbiamo in pratica ci siamo registrati. La registrazione è molto semplice, la fate una volta, mettete il vostro nome utente e la vostra password e andate a configurare la vostra camera. Io in questo caso già l'ho configurata per provarla, per testarla, ma vi faccio vedere proprio la procedura iniziale, perché tanto quella seguirà tutto in maniera automatica. L'importante è che avete a vostra disposizione la password del wifi, perché l'unica cosa che vi chiederà è il tipo di camera o addirittura c'è la scansione della camera. È molto semplice e dovrete seguirlo passo passo. Voi premete più, fate ricerca, in pratica prendete il QR code della camera che è qui sotto, andate
e inizia subito la procedura. Continuate, consentite, dovete inserire ovviamente la password del wifi e poi procedete alla configurazione, molto semplice e molto facile. Adesso io vi faccio vedere quello che c'è. Questa è la telecamera, voi avete il pad, potete girare direttamente la telecamera, vedete, vi dà la posizione di qua e di là, modo semplice, facilissimo. Poi avete la sezione audio, che in pratica potete sentire, e la sezione microfono, cioè che voi potete parlare, vedete, sentire il mio eco. E in pratica, se passa il vostro cane o se passa un'altra persona e vedete e gli volete parlare, questa telecamera vi parla direttamente attraverso lei. Ci sono due piccoli microfoni interni per sentire, perché potete anche sentire. E c'è anche un mini autoparlante che vi fa parlare direttamente. Questa è la mia zona di registrazione, potete fare molte cose. Potete anche impostarla in vari modi. Qui sulle impostazioni potete accendere, spegnere, dargli un nome, cioè dove si trova, per esempio in questo caso io la metto qui in soggiorno. Le impostazioni, microfono, fotocamera, rotazione dell'immagine, ha molte attività. Vedete, qui potete mettere la rotazione dell'immagine, poi potete anche condividere con la vostra famiglia, ad esempio se la volete condividere con vostra moglie può vedere, può accedere direttamente, vostra moglie o vostro compagno, chi sia, può accedere direttamente alla telecamera, basta che gli date l'account e non c'è nessun problema. Poi c'è anche un pin di protezione, le informazioni della rete, qui ci sono gli avvisi, cioè che lei fa dei rilevamenti. Che significa questo? Che in pratica, come vi dicevo, questo è il sensore di movimento. Se c'è un movimento o c'è qualcosa che non va, vi arriva direttamente sul vostro cellulare la notifica che c'è stato un movimento. Poi qui c'è, va bene, vi fa vedere delle foto, potete anche spostare la telecamera. Questo è il servizio cloud che se dovete pagare, cioè in pratica ve lo mette in cloud e vi dà una cosa di registrazione automatica. Io non l'ho fatta, anche perché potete avere, se ne avete tante, allora all'interno della vostra casa questo potrebbe essere molto comodo. Poi qui avete anche i controlli, eccomi qua, saluto in pratica, e potete girarla tranquillamente. Questo vi salva anche le foto, vedete, potete abbassare, potete alzare anche la camera, adesso lo abbassiamo, eccoci qua e siamo ritornati. Ovviamente la qualità è 720p, ci sono camere ancora più performanti, questa è diciamo la entry level. Io non ho preso un altro tipo che è a 1080, però è stabile, cioè che non gira a 360 gradi, però ha sia la funzione di registrazione e sia la funzione di sensore di movimento. Questa camera si può vedere anche di notte, cioè se voi spegnete la luce ha i sensori infrarossi, quindi è molto comoda anche la notte. E infatti io quando sono fuori, che non c'è neanche il cane che non controlla, io posso controllare la mia casa in tutte le parti, cioè in tutte le stanze. Se non avete un impianto antifurto o dovete farlo ma volete spendere poco, con sole 30-40 euro comprate queste camere, le piazzate in qualche parte della vostra casa e diciamo che avete la casa sotto controllo.
tanto lei vi manda direttamente la notifica, e soprattutto controllate e state sicuri voi. Io ad esempio sono andato in vacanza, mentre ero in vacanza potevo controllare quello che succedeva all'interno, non succedeva niente, ma se succedeva qualcosa mi arrivava subito la notifica e io potevo contattare chi di dovere per andare a controllare. Quindi per questo video è tutto, spero che vi sia stato utile, spero che sia molto semplice. Se volete altre informazioni su queste cose o se volete altri video, mi raccomando, scrivetemelo nei commenti soprattutto, e anche iscrivetevi al canale, sì, perché ho portato anche altre novità, stiamo allargando il canale e poi sto pensando di creare un nuovo format. Quindi se questo video ti è piaciuto mi raccomando lascia un like, iscriviti al canale e soprattutto ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Ciao.